Lei l'ha visto mai in Venerdì Santo senza processione? Mai. Le posso chiedere quanti anni c'ha? 79. Tu avevi mai visto un Venerdì Santo Mai, senza processione? mai, non ho mai, io da piccolo facevo il chierichetto lì e facevo la guardia al Signore, come si suol dire. E purtroppo questo è un anno che ci tocca, è una terza guerra mondiale, ragazzi, mettiamola pure così perché è la verità. Adesso la Santa Lucia, ma poi guarda che serata, c'è un filo di vento anche per tutti. Però che vuoi Santa fare? Lucia, niente. È esperienza anche questa. Ci ricorderemo, no? Passeremo, come si dice? Tanto ogni generazione deve vivere una storia particolare, no? Questa è storia E comunque. questa è, passiamo alla storia. Sarà ricordata come l'anno nei documenti storici. Un 2020 segnato dalla pandemia, dal coronavirus Covid-19. Ma è un 10 aprile particolarmente significativo per Gubbio, perché è Venerdì Santo e sono nel quartiere di San Martino. Tutte le finestre sono accese perché proprio in questi minuti sarebbe passata per queste vie la processione del Cristo morto. È una processione meravigliosa, ha un valore e una potenza mistica, davvero universale. La chiesa è chiusa, il quartiere è silenzioso, soltanto il vento. Queste vie sarebbero state piene di fedeli, piene di turisti, perché arrivano veramente da tutto il mondo. Di nuovo, voglio ricordarmelo. Voglio ricordarmelo questo 2020, voglio raccontarlo a me stessa. Voglio raccontarlo a voi perché è storia, una manifestazione secolare, veramente secolare come questa. È il primo grande lutto che questo Covid-2019 porta a Gubbio e agli Agubini, per fortuna. Per fortuna ad oggi non abbiamo dovuto piangere nessun nonno, nessuna nonna, nessun amico, nessun genitore perché infettato da questo virus. Ma questo è un lutto. Per Gubbio è una grande ferita, perché Gubbio è identità popolare, religiosa, mistica, folclorica e la processione del Venerdì Santo fa parte di ognuno di noi, è proprio sulla nostra pelle. Laici o cattolici, credenti, cristiani che siamo, fa parte di noi, davvero. E quindi voglio raccontarla questa serata del 10 aprile 2020. Venerdì Santo, il venerdì della Passione di Cristo. E non c'è nessuno. Ci stiamo avvicinando ad uno dei punti più belli della processione. Eccolo là, c'è ancora acceso un fuoco. Questa è via Dante. Ora ci avviciniamo. Dove vedete in lontananza? Lì. Quel fuoco acceso, di solito c'è un grande focarone, una pila altissima che viene accesa. E quando si accende nel silenzio totale, con il suono delle battistrangole in lontananza ad annunciare che sta arrivando il Cristo, si sente lo spostamento dell'aria. Le fiamme divampano e l'emozione si fa ancora più forte, se è possibile. E ecco, troviamo questa sera, un simbolo che ci ricorda il passaggio della nostra processione,
della processione del Cristo morto di Cuppi. Raccontami solo perché avete voluto comunque segnare il Perché percorso. più che altro per non darla vinta comunque al virus che ci ha preso tutto e comunque abbiamo voluto prenderci una piccola parte desta usanza che abbiamo noi, de fa i focaroni per tutta la città e abbiamo un piccolo gesto, ecco, l'abbiamo portata avanti. Ma lo sai che i simboli sono piccoli, ma sono giganteschi? Sì, per questo infatti, anche se col minimo indispensabile abbiamo fatto una bella cosa, via. A lei auguri, buona Pasqua. Speriamo bene. Speriamo, signora. Questo Signora che fa il posto. è l'arco di San Marziale e qua, di fronte alla chiesa che è un gioiello, viene acceso un altro grande fuoco. La processione fa proprio il percorso che sto facendo io, vi sto un po' accompagnando. E qua c'è questo grande fuoco. Si sente il suo rumore, il suo suono, la sua potenza, le scintille che volano ovunque. La chiesa che viene illuminata ed è ancora più bella, dalla luce rossastra e arancione del fuoco. In questo punto si sentono i canti del Miserere e ora vi faccio ascoltare com'era l'anno scorso. Vi faccio anche un po' rivedere com'era qui l'anno scorso. Proprio qui, in questo punto. Quest'anno invece soltanto buio, grigio e tanto silenzio. Eccolo, il silenzio di Pasqua 2020. Il silenzio di questo Venerdì Santo a Gubbio è struggente come lo sono le battistrangole che di solito segnano il passo, annunciano l'arrivo della processione. È un suono metallico sul legno, è angosciante, molte volte spaventa i bambini. Ma questo silenzio a noi adulti spaventa di più. Questo 2020 il Covid ce lo fa vivere così, questo Venerdì Santo. Una bellezza struggente. Ci manca il nostro miserere. È un canto profondo, è un canto antichissimo, tramandato oralmente. E ci è mancato per tutta la fase di preparazione, cantato per i vicoli, per le strade del centro storico. E manca questa sera. Ascoltare il Cristo, il Signore e sua madre. Perché la cosa bellissima di questa nostra processione di Gubbio è che dietro il Cristo morto, a Gesù, all'uomo Gesù, c'è la madre Maria, che segue suo figlio
al quale ha dato la vita e che ha visto morire. Da questo momento la processione sarebbe davvero sulla via di casa, perché in fondo a questa strada il Cristo verrebbe riportato nella chiesa di San Domenico per essere baciato e adorato anche domani, per poi festeggiare domenica la resurrezione. Ma in questa fase finale c'è uno dei momenti davvero che chiosano questa cerimonia meravigliosa. I due cori all'interno della chiesa di San Domenico, quindi con un'acustica ancora forse imponente tanto quanto l'acustica delle strade del centro storico, con questi due cori che si salutano e si riveriscono a vicenda, il coro del Cristo e il coro della Madonna. È una grande mancanza per tutti questa processione, ma è un sacrificio che dobbiamo fare per poter permettere a tante vite, agli anziani ma non solo, a tante vite di poterla vedere l'anno prossimo, gli anni che verranno. La vita è sacra e va tutelata in tutti i modi. È una rinuncia, un sacrificio, è una grande lezione di vita. Da questo punto di vista il Covid ci insegna di nuovo il sacrificio. Ce l'eravamo forse un po' scordati. Questo è il nostro Venerdì Santo, è il nostro venerdì di Pasqua, da Gubbio, questo 10 di aprile 2020. Pasqua al tempo del Covid-19, in attesa di tempi migliori. Questa è la mia Gubbio.